per un'altra grande tradizione, i dolci. Si può dire veramente che le monache sono state le vere custodi della tradizione dolciaria siciliana per tante generazioni. In Sicilia, ogni monastero femminile custodiva gelosamente le proprie ricette segrete, che venivano tramandate oralmente di generazione in generazione, ma solo a pochissime elette. Spesso le monache si chiudevano in cucina per non rivelare dosi e ingredienti alle altre consorelle. I dolci erano un lusso riservato a pochi, perché gli ingredienti erano molto costosi e le monache li realizzavano soprattutto per le famiglie nobili. Tutti conoscono i famosi cannoli e la sontuosa cassata, ma tra le ricette dei monasteri ci sono molte altre delizie. Nel Gattopardo viene citato il famoso trionfo della gola, un dolce che poteva assumere proporzioni gigantesche a seconda della nobiltà e della ricchezza della famiglia che lo ordinava. Su una base di pasta reale si alternavano strati di crema e pan di Spagna, il tutto decorato con pistacchi macinati e frutta candita. Antichissime sono le minni di vergini, letteralmente seni di vergine, dolcetti di pasta frolla e ricotta, ricoperti di glassa e decorati con una ciliegina candita. Una gioia per gli occhi, oltre che per la gola, è la frutta martorana, che prende il nome dall'omonimo monastero. La leggenda racconta che in occasione delle visite di importanti personaggi, le monache usavano decorare gli alberi del loro chiostro con questi dolcetti di pasta reale, modellati a forma di frutti. Ci sono poi le fedde del cancelliere, dal nome stravagante che richiama il fondo schiena di un alto funzionario. Due conchiglie di pasta reale racchiudono un cuore di crema all'uovo e marmellata di albicocche. Ma la realizzazione di ogni ricetta nell'Isola delle Meraviglie è la celebrazione di una festa. Un'abbondanza barocca che incanta gli occhi e conquista il palato.